Secondo quanto riporta il Cremlino, si è avuta una telefonata di 1 ora e 45 minuti tra il presidente francese Macron e il suo omologo russo Putin sull'Ucraina. Putin ha detto di essere disponibile al dialogo con Kiev se saranno rispettate le richieste russe, disponibile ad un incontro formato a IEA Russia-Ucraina sul tema della sicurezza delle centrali nucleari in videoconferenza o in paese terzo, non a Chernobyl. Il leader del Cremlino ha parlato di provocazione di radicali ucraini in merito a quanto accaduto nell'area della centrale nucleare. Sulle evacuazioni, dice, e Kiev a non permetterle. Un colloquio c'è stato tra Putin e Erdogan. La Russia fermerà l'offensiva militare se Kiev smetterà di combattere. Saranno accolte le richieste di Mosca, e quanto afferma in una nota del Cremlino, come riporta il Guardian. Secondo il Cremlino, nel colloquio è stato ribadito che l'operazione militare speciale voluta da Putin procede secondo i piani. La Russia chiede un approccio più costruttivo ai negoziatori ucraini in vista del prossimo round di negoziati. Durante il colloquio telefonico, Erdogan ha insistito sull'importanza di adottare misure urgenti per il cessate il fuoco. Domani si terrà il terzo round di negoziati tra Kiev e Mosca, a confermarlo il negoziatore russo. Secondo quanto riporta la TASS, ha detto che durante il secondo round la parte ucraina ha dimostrato capacità negoziale.